Wahey, ben ritrovati in Andrea Link 91 su Yo-Kai Watch Jam. C'è rimasta una sola missione per concludere il capitolo 9, almeno così sembra. Vediamo qual è. Eccola qui, livello 7, non è proprio un livello tanto facile, ma proviamoci. Questa è una missione che dovrebbe averci dato il preside, se non sbaglio. Ce l'ha richiesta lui espressamente. Quindi, non so dove dobbiamo andare, quindi neanche prendo il passaggio Momo. Ah, qui dentro? Oh, non è che per caso è il livello... quello con la... no... sì! O no? Non lo so. Non mi sembra. Allora, la missione sta qui. Siamo carichi con la pancia e con la salute. E eccola qui. Riceviamo una sfera... dai, grande. Quindi una sfera... un'esfera grande. Quindi sono un bel po' di ponti. E qui ci sono avversari in giro per questa zona. Di livello 130. Ne ho affrontati alcuni per aumentare di livello... non è stato propriamente... ah, ok, niente, non perde neanche la salute. Non è stato propriamente difficile. Quindi se ci venite quando siete a livello 80-90 ce la fate senza problemi. Direi allora di accettare la missione e di entrare. Stavo pensando a un'altra missione, ma credo che ci sia nel capitolo 10 o nel capitolo 9. Cioè posso salire qui io, effettivamente. Oh, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, posso portarla per quanto tempo voglio? Un po', vedi se la lancio qui? No. Lì non è il punto dove devo lanciarla. Posso prendere le cose, posso lanciarle, ma che cosa? Ma sul serio mi stai dicendo? Che cavolo? Posso lanciarli agli yokai? No! Cavoli, però a livello 147... e non sono proprio debolini, eh. Ah, ok, niente, vanno giù facile. Peccato. Mi aspettavo qualcosina di più. Magari sono utili come alleati una volta che li sconfiggiamo. Non prima. Ah, questo è il nostro, sì. Ah, vediamo un po'. E se li lanciassimo dentro l'inceneritore? Così non possiamo prenderli quando siamo trasformati. Che cosa? Ah, posso prenderli invece, sì. No, questo fa il fuoco. Ah, devo andare di qua, ecco, va. Ho trovato la strada. Un pertugio. Aiuto. Paura, paura, paura. Perché ho messo un attacco che mi ricarica la salute come X? Pensavo di averne messo un altro. Boh, mi trasformo perché questi qua ragazzi sono davvero tosti, eh. Ok, vai. Vabbè, nulla di che alla fine. Sono tostarelli, ma... finisce lì. Allora. Dobbiamo andare di qua, no? Sì. Forse no. Ecco, di qua, sì. Sto cercando di capire come orientarmi, perché non è facile per niente capire dove andare. Ottimo. Allora. Ah, qui devo andare. Sì, 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 sì. Certamente ci sono delle armi qui che ci aiutano a combattere gli avversari. Guarda un po'. Martellazzo. Fa poco, fa, fa davvero poco. Vai, siamo saliti di livello? Grande. Va bene, insomma, dai, qui non è che ci sia poi tanta difficoltà alla fin fine. Bisogna solo stare un po' attenti agli attacchi, schivare. E magari puoi anche usare queste qui per lanciarli contro nemici, gli fai un bel dannino iniziale. Non è proprio tanto
complicata. Il livello, come sempre, ve l'ho detto tante volte, non conta nulla. È solo un numero. Per fortuna. Allora, no, qui che succede? Niente. Ci si potrebbe andare perché è collegata la strada, ma... In realtà, ah, sì, posso passare qui sopra. Andiamo qui. E possiamo... Siamo quasi arrivati, a quanto pare, eh? Vabbè, ci prendo le botte solo io, però. Ottimo lavoro, ragazzi. Allora... Ah, ecco, qui dentro. Non ho il Kenshin... No, le Shin carico, non il Kenshin. Attacco. Carichiamolo e vai. Wild Boy. Wild Boy mangia più velocemente, sì. Ecco perché anche può tornare utile. Perché mangia velocemente. Ma qui dietro non c'è nulla. Perché ci fai venire qui? Ah, c'è un oggetto in realtà. Ma come ci arriviamo? Te li mette in posti un po' angusti? Vabbè, noi intanto proseguiamo. Poi al limite ci ritorno. No, proseguiamo no. Perché non possiamo. Non so come sono riuscito a salire qui sopra. Cioè, bastava... Come ti viene in mente una cosa del genere? Ma... Vabbè. Importante esserci riusciti. Comunque. Altri nemici, vai. Altro giro, altra corsa. Potenza massima. Importante esserci riusciti comunque, dai. Non facciamoci troppi problemi. Siamo arrivati. Cavolo è. Che è sta ombra, ehi? Ah, ok, pensavo che era... Non lo so, mi sembrava una specie di nemico. E quindi tutti quanti i punti convergono qui. Va bene. Ci sta. E ci buttiamo l'anello... L'anello... Quindi l'inceneritore si chiama... Pink, no? Cosa? Ah! Dobbiamo buttare... Cosa? Dobbiamo buttarci quel... Quel quadernino, quella... Cosa? Ohi! Ci sono foto osè! Ma come diventano... Ma scusa, poteva diventare una bella ragazzetta, no? C'erano delle belle pin-up lì dentro. Sì, perché... Però 25 anni massimo, perché dopo i 25 per i giapponesi sono vecchie. Non lo so perché, raga. Non lo so. Praticamente quando diventano meglio le buttano. Complimenti. E certo, ovviamente non siamo trasformati perché sia mai... Aiuto, mi ricarico, lui mi fa danno. Wuizza! Ehi, sì, quanti attacchi fai? Praticamente quando danno gli attacchi, quanti attacchi vuoi? Sì. Ma appena no, divento carico, amico mio. Cioè, questo era il temibile boss di livello 7? Che quante trasformazioni ha? 7-8, perché... Scusami, Io ora mi trasformo. Lo devasto. Questo qui, ragazzi, ora che attacco lo devasto. Ecco, vedi, è finito. Ah, mi dà... La scivolosità? E comunque sia, non bisogna usare gli attacchi tipo combo perché non me li fa. Se io faccio tipo YYX, non me lo fa. Devo farlo separato. Se no non me lo fa. E lo sto imparando adesso. Diciamo che me ne ero un po' accorto. Però dico, vabbè, forse lo attacca lo stesso ma non fa l'animazione. Invece no. Allora, mi sta uccidendo. Non so come. Visto che tipo dovrei distruggerlo io, in teoria.
Anche sto giocando male, sì, va bene. Quello è sempre chiaro. Però il suo danno lo fa, eh. Però non è da 7, non è da livello 7. Come vedete. Forse sì, è leggermente più forte dei suoi compari uguale a lui, ma... Per il resto... Aspettiamo che finisca la missione. Ah, mi sembrava... Giganto? Sì, Giganto Vaira. Giganto Vaira? Cosa? Che significa? Maledetto. Chance di già? Così subito la chance ce l'abbiamo? Ah, ma dura poco, ecco perché. Wow, ha un ampio attacco di raggio. Raggio d'attacco. Cosa stavo dicendo? Facciamo anche dannetti piccoli, ma almeno facciamoli. Sto lontano, perché attaccarlo a distanza è la cosa migliore. Ah, ok, farà tipo la mega esplosione ora. Non ho capito, cos'è quella barra lì sopra? Perché ridurre non si sta riducendo. Ah, non gli facciamo danno. Boh, lo attacco perché almeno mi carica il Kenshin. Mi carica l'Eshin, non il Kenshin. Kenshin è un'altra cosa. La incarnazione, personificazione. Kenshin è trasformazione. Ah, ma c'è gli amichetti! Non l'avevo notato! Ma ti pozzino! Maledetto! Sì, vabbè, però volevo fare la posa, mi lancia quello. È certo che se hai il martello te lo lancia lui, no? Mica dice scemo. Vai. Accidenti. Quanto fa male sto coso se ti pia. C'ho l'impressione che faccia molto male. Vai però, insomma, stiamo facendo buoni danni, eh. Pensavo peggio. Pensavo molto peggio, invece... Aio. Andre Link mangia quello grande, perfetto. Ok, lancia sti cosi, lancia, bravissimo. Che bravo bambino che sei. Bravo lui. Fate il pisolino? Ah, ecco perché sta arrabbiato, perché non ha fatto il pisolino. Tipo ora se distruggiamo sti cosi abbiamo la chance. Ma glieli abbiamo distrutti. Non ce ne sono altri. Neanche solo con la mondizia. Niente, brucia tutto, brucia. Ah, ma... Ah, si sta caricando! Attenzione, dammi cose. Ah. Va bene, ho capito come funziona almeno. Ho capito come funziona. Va bene. È interessante. Praticamente noi più lo riempiamo di roba da bruciare, più gli facciamo danno, come è normale che sia. Se un inceneritore si attoppa, beh, non brucia più e scoppia. E scoppia! Prenditela con me, sì? Sì, uomo! Non sì, uomo. Sì, uomo. Nel senso, vai. Che appena mi carico l'Enshin, porca miseria, ti faccio vedere io. Ti faccio conoscere chi, come mi chiamo. Vuoi? Guardalo. Sì, però, per favore, computer, loccamelo. Vuoi? Guardalo. Ora si trasforma pure. Vai. E se lo attoppiamo di roba, ragazzi, questo fa un botto che se lo ricorda fino a Capodanno. Anche perché oramai non è che ci manca poi tanto. Questo anno
schifoso sta per finire. Schifoso, insomma, è stato un anno piuttosto particolare. Nel Medioevo anni così capitavano tipo sempre. Tutti, per 50 anni sono stati così gli anni nel Medioevo. Povera gente. Eccolo, vedi? Si è toppato e ora lo facciamo secco. Sì, ma Chansu non è durata niente, la Chansu. Anche perché per la trasformazione mi sa che non ci manca molto a me per finirla, purtroppo. È un po' lunga, ma ehi, ce la stiamo facendo. Uoi! Eh? Riteneva! Ma non ce l'ha fatta, anche se riteneva. Non ritenzione. Eeeh, sì! Cavolo, uomo. Però, per favore, Wild Boy, io ti voglio bene. Sei un grandissimo attacker, ma per favore, azzeccaci! Ma non mi sta... Non è possibile! Cosa mi ha preso, il calore? Ma dai, che seccatura. Proprio adesso devono comparisti così. Vai, vai, mangia, mangia, mangia. Che cosa? Cosa è successo lì? Perfetto, vai. Finiamolo, raga, finiamolo. Vai così, vai così. Grandi. Mi prendo tutto, mi prendo tutto. Fammi andare a prendere le cose lì che sono belle. Vai, prendo tutto. Quindi insomma servivano effettivamente le cose che passavano sui carrelli, sui nastri trasportatori. Ragazzi, livello 130, ma stiamo facendo il devasto assurdo. Arriviamo a fine gioco che praticamente spacco tutto. Non lo so. E abbiamo fatto anche questo ultimo mistero Twilight. In realtà questo è buono e ci viene in squadra. Tu sta a vedere, eh. Oppure questo era un animale da compagnia del preside. Che Ghiro? Perché Ghiro? Kero fa la rana, no Ghiro. In Giappone i rani fanno Kero Kero, da noi fanno Cro Cro, ma è diverso. Loro hanno un modo tutto loro. È normale. In inglese fanno Ribbit, Ribbit. Però dico, da Kero a Ghiro? Come si chiama? Binkichi. Perché Binkichi? Che nome è Binkichi? Io devo capire bene che giochi di parole hanno nei nomi, perché alcuni si capiscono, vabbè. Però alcuni, tipo Binkichi, può essere anche un nome normale. Però... Attenzione, eccolo, ci viene come medaglia. Ah no, di Emma! Del vecchio preside, hai capito? Beh, da Rocchetto! Ragazzi, dovete sapere che io in realtà sono uno yokai. No, non sono una marionetta. La pubblicità molto vecchia. I primi veri meme uscivano con quella. Non so, forse ha scoperto di essere una marionetta e quindi si è sconvolto di questa notizia. Peccato, succede anche ai peggiori, quindi... Attenzione, hanno raccolto abbastanza dati. Lei, vi ricordo che si chiama Kumako. Kumako, che nome è Kumako? Lui si chiama Haruki. È il nome? Haruki. Non lo so. Allora, questo è Ranto, ok. Ma ditemi se non sembra Velenotto. Anche se mi avete detto che Velenotto è un altro e arriverà dopo. Ah, ma certo! Ora mi ricordo dov'è Velenotto. C'era anche nell'evento di Puni Puni. Va bene. Però, cioè, guardate quella ragazzina. Non vi verrebbe di pizzicarle le guanciotte? Proprio staccargliele per quando sono pizzicose. Però, se si trasformasse, secondo me diventerebbe un orso. Perché, vabbè, è chiaramente anche nel nome orso. Attenzione, la milfona. Attenzione, hanno raccolto dei dati particolari. Hanno raccolto quindi dei dati particolari sugli UFO, grazie all'aiuto di Ranto. Ma loro non stavano progettando dei robot, tipo? Degli androidi che cambiano forma? Una cosa del genere.
Vabbè, lei è un'aliena e lui a quanto pare anche. Shinobu. Ma come? Shinobu? Oddio, se devo essere sincero, Shinobu pensavo fosse un nome da donna, eh. Devo essere sincero. Lei ovviamente anche è un'aliena, oppure è solo una grandissima fan degli extraterrestri e quindi si veste un po' come lui, si traveste, non lo so. Abbiamo risolto i Twilight 7, che in realtà erano 6 forse, come l'altra volta erano i 7 misteri della scuola, in realtà avevo solo 6 missioni, però non le ho contate perché ne ho fatte 2, 4, 6, 5, 6, quante ne ho fatte? Però tutto è bene quel che finisce bene. Lui però comunque sia, essendo che è più grande degli altri, ha un anno in più solamente, è più pensieroso. Io devo atteggiarmi a essere superiore, quindi fare finta che tutto vada male, anche se in realtà va tutto bene e non c'è nessun pericolo. Episodio 9. 10. No, 9, 10. Siamo al 10 ora. Sì. Perfetto. È l'episodio 10. Dopo di questo ci sarà l'11 e poi finisce la serie fino a quando non trasmettono gli episodi in Giappone dell'anime. Io quasi quasi me li giocherei e poi li caricherei quando saranno pronti, ma voglio evitare di bruciarmi. Voglio evitare di farlo perché magari non succede. Ma se succede, non posso più rigiocarli. Quindi io come sempre vi ringrazio per aver seguito anche questo episodio di Yo-Kai Watch Jam. Vi ricordo che in descrizione c'è sempre il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo, come sempre, al prossimo video. Bye bye!